libro è come un amico, lo puoi tenere con te, ti resta fedele e vicino, ti parla contento di sé. Quando sei solo un bambino, le favole lui ti racconta, ci mette una fata e un castello, ed il mondo diventa più bello. Dopo aver conosciuto personaggi e persone che sono entrate nel merito del romanzo cosmico di Pierpaolo Segneri, abbiamo oggi una serie di ospiti d'eccezione. Intanto cominciamo a conoscere il primo di questa meravigliosa serie che appartiene a questo parterre d'eccezione e entriamo invece a descrivere il metodo. Il metodo scelto da Segneri per questo romanzo cosmico è un metodo particolare, perché di fronte al fatto che in Italia si legge abbastanza poco, spinge il lettore ad andare oltre il cartaceo, quindi a navigare in questo cosmo enorme che è il web, pubblicando i suoi capitoli ciclicamente, con cadenza settimanale, sul web, e quindi su siti che poi naturalmente vengono diffusi attraverso la rete. Ecco, senatore, rispetto a questo metodo, lei che cosa pensa? Ma guardi, sono qui intanto per stima di Pierpaolo, ma il fatto che lui abbia voluto cimentarsi nella sua creatività attraverso il metodo nuovo della rete è una sfida per se stesso, ma è una sfida anche rispetto alla modernità che si sta evolvendo. Ci dovremo abituare. Io sono presidente di un ente di formazione e ho ristrutturato da qualche anno il piano di studi per gli studenti, perché i miei studenti devono uscire con la padronanza di 3 lingue e devono uscire con la padronanza del web, perché non c'è niente da fare, i social, internet, cioè o uno sa stare nella globalizzazione governando intelligentemente questi strumenti, o altrimenti vieni tagliato fuori. C'è una ricerca americana fatta congiuntamente con l'Università di Psicologia di Padova e di Tel Aviv, che dice che la generazione a cavallo fra la fine del secolo scorso e il 2005 è una generazione persa, perché si è accostata al web con un atteggiamento succube, passivo, mentre invece questi strumenti, che sono straordinari, che ti fanno diventare cittadini del mondo, li devi padroneggiare. E quando l'autore prende questa strada, e prende una strada coraggiosa che lo fa stare probabilmente alle avanguardie del cittadino del mondo, e quindi è una strada a cui noi dobbiamo abituarci. Lui ha già provato, si è cimentato, si è messo in gioco, credo felicemente, ma tutti dovremmo coltivare l'idea, anche gli adulti, che dovranno aggiornarsi e riqualificarsi per essere in grado di interloquire con questi strumenti che diventano strumenti della quotidianità. Esatto, senatore, tra l'altro lei ha toccato un po' una nota dolente, perché esiste, è vero, la generazione 2.0 che si affaccia a questo mondo, ma esiste anche una generazione che invece è rimasta indietro. Anche la politica, se lei mi permette, per certi versi è un pochino rimasta indietro, cioè è soltanto diciamo dei giovani, chiamiamoli così, quarantenni, anche perché oggi in Italia si è giovani fino a 40 anni, di oggi approcciare la politica anche per le campagne elettorali attraverso il web, ma non è sempre stato così, e comunque è una realtà che lei a parte non appartiene agli altri politici. Guardi, sta toccando un tema molto delicato. Se il 50% degli elettori italiani, da anni ormai, perché sono più gli appuntamenti elettorali che abbiamo, certo, passato, comunali, regionali, europei, se il 50% non va a votare, non è una condizione normale. Vuol dire che il sistema ha dentro di sé una patologia. La patologia è una malattia. La democrazia
è come un orto, è come un giardino, la si deve continuamente innaffiare, arare, i fiori sbocciano se li concimi, e così anche la democrazia. La democrazia, nella mia concezione di tradizione cristiano popolare, non è una semplice organizzazione statuale. La democrazia è il prerequisito attraverso il quale io realizzo la dignità popolare, cioè di tutti. La dignità la si acquisisce se c'è un sistema che te lo favorisce. Allora da qui nasce la molla di costruire una nuova formazione politica che sappia interloquire con l'esigenza di rilanciare la democrazia, perché oggi in Italia abbiamo un sistema che è zoppo, abbiamo la gamba della sinistra che c'è, che Renzi c'è, ma sul centrodestra ci sono delle formazioni che sono marginali, perché il 50% non va a votare. Ecco, dobbiamo costruire la seconda gamba della democrazia, di un sistema bipolare, e non può che essere nuova, e la novità la dobbiamo poi sapere rifar fiorire attraverso la cultura popolare, e quindi qui la dottrina sociale della Chiesa, la tradizione popolare europea ci sono di aiuto. A noi il compito di reinterpretarla per dare ai futuri e ai giovani una risposta. In questo senso abbiamo anche trovato il punto d'incontro con Romanzo Cosmico, che è un romanzo di Pierpaolo Segneri che guarda al futuro, naturalmente dicendo ai videoascoltatori di Liberi TV che la serie delle interviste eccellenti con gli ospiti d'onore continuerà. Grazie. Oh, man mano che tu cresci, lui cresce insieme a te e dice che un domani avrà bisogno